E l'ultima cosa a livello tattico, vedendola da fuori, l'impressione che ha dato la partita appunto con il Siena è che forse Donadoni ti chiedesse di stare un po' più fuori dall'area rispetto a prima, di supportare magari di più il gioco sugli esterni e di creare spazio in mezzo. È vero, cioè una sorta di ritorno a quello che facevi l'anno scorso con la Lazio, con la Rey, anche di sbagliare molto di più rispetto alla partita con Colomba, o è solamente un'impressione, una cosa casuale? No, non è che è un'impressione, è come ho detto prima, ogni partita ha una propria storia. Domenica è andata così perché la partita richiedeva di leggere le situazioni in un certo modo ed è stato fatto. Magari ci saranno delle partite dove io potrò essere più un terminale offensivo, quindi non c'è stata una richiesta particolare da parte dell'allenatore, ma è proprio la partita, la situazione di gara che ha richiesto una gara più di sacrificio, però succede nell'arco di un campionato, l'importante è che poi alla fine ritorni con tutto. E poi una domanda che non è una domanda, l'anno scorso hai giocato Bologna il 23 gennaio, hai fatto gol, poi è finita male, questa volta si gioca il 22, speriamo che vada diversamente. Speriamo di non far gol, ma che la partita abbia un esito diverso sicuramente. Scusami, un'altra cosa che non c'è, hai visto il classico? No. Comunque idealmente Barcellona se dovessi mettere la bandiera in mano. Beh, Barcellona in questo momento è proprio, forse per tanti altri, più un'utopia che è un'ideale, nel senso che riescono a fare un gioco che penso che solo con quegli uomini si possa proporre. L'idea di gioco sì, però applicarlo in quel modo in campo penso sia veramente difficilissimo. Però è bello perché secondo me sono riferimenti, possono essere un riferimento per proprio una nuova mentalità di gioco, no? che in qualche modo è l'essenza un po' del calcio, con tutte le cose sono le cose semplici che poi fatte al 100% nel migliore dei modi rendono sia dal punto di vista dello spettacolo ma anche della praticità. Grazie a voi.